Siamo qui con Chaos One, che ha appena fatto uscire il suo nuovo album, Chiodi. Vogliamo conoscere un po' più a fondo appunto questo nuovo lavoro e abbiamo qualche domanda per Chaos One. Allora, come si colloca questo nuovo album all'interno del tuo percorso, della tua maturazione artistica? Che significato ha? È cambiato qualcosa nel tuo modo di scrivere le canzoni, i brani, nella sua composizione? Come si colloca? Direi all'ultimo posto, perché è l'ultimo uscito, per cui è lì. È stato un disco molto difficile da fare, che non pensavo di poter fare, non credevo di dover fare, non era in programma, non era proprio previsto, però tu sai che è successo quello che è successo, il Covid e tutto quanto, e per cui c'era da fare semplicemente una scelta, o proprio buttarsi dal balcone o fare qualcosa. Siccome io non c'ho un balcone, e allora ho messo quello che pensavo, quello che provavo in musica, in parole, e grazie a il genio che mi porto dietro, che è Crime, siamo riusciti a mettere insieme qualcosa per fare un disco. Però non è che c'è stata una gestazione programmata, è stato veramente molto molto istintivo, istintuale. Questo disco è frutto veramente del periodo che ho passato, che non è stato un periodo molto molto bello. Citavi appunto DJ Crime. A primo acchito ho notato magari qualche parallelismo tra l'attesa e questo album a livello proprio di complicità tra produttore e MC, appunto. Con Crime, come è cresciuta la tua intesa con Crime e come hai partorito questo album? Molto molto in maniera naturale. Allora, rispetto al disco che tu hai citato prima, è cambiato moltissimo nel mio approccio a quello che è quello oltre le parole. Le parole sono il mio lavoro, però credo che bisogna avere anche una visione d'insieme più ampia, e ho avuto anch'io esperienze come produttore, poi mi sono fermato perché ho capito che non era la cosa che proprio volevo fare a tempo pieno, però ho imparato il dialogo con i produttori, e mentre prima non c'era, prima mi arrivavano le basi esattamente come erano e punto, quelle erano e vabbè, andava bene così. Oggi invece ho più spazio di manovra, posso dialogare di più perché conosco anche il linguaggio della produzione. E molto molto materiale che c'è in questo disco proviene da me, nel senso la scelta di alcuni campioni piuttosto che alcuni ritornelli vengono proprio dai miei archivi, e sono molto contento di aver avuto questa sinergia con Lolo, che nel corso degli anni si è sempre più sviluppata, ma credo che in questo momento sia un aspetto abbastanza unico, perché veramente abbiamo lavorato di concerto per questo lavoro. È stato... Quindi ha raggiunto una sua maturità. Guarda, quel ragazzo è un genio, cioè, non uso la parola genio molto facilmente, non riconosco tantissimi geni nella mia vita, e lui lo è, perché è in grado di assorbire proprio informazioni, rivederle, rileggerle e ripresentarle con una veste totalmente nuova, con una funzione nuova. È una dote che non hanno tantissime persone. Io non ho lavorato con così tante persone aperte al dialogo. Molto spesso i produttori pop
fa la base, sì. Punto, cioè il suo lavoro finisce quando ti dà la base. In realtà credo c'è che il prima, c'è il dopo. Sì, no, credo che debbano avere entrambi lo stesso scopo, cioè io non credo che il produttore debba limitarsi a produrre una bellissima base. Il suo obiettivo dovrebbe essere produrre una bellissima canzone, e invece molto spesso il produttore ti molla la base e ti dice il resto sono cazzi tuoi. Invece Crime è in grado di portare input anche nel mio campo, nel campo della scrittura, propone idee alternative, e come io comunque entro nel suo proponendo anch'io campioni. Ed è la prima volta che faccio un'esperienza del genere, era già stata successa con Coupe de Grasse, però in maniera minore. Ci stavamo ancora avvicinando, ci stavamo ancora capendo, e mentre adesso è diventato, ha fatto veramente degli step immensi, grazie anche all'incredibile lavoro fatto col Colle, che lo ha proprio fatto avanzare in una maniera impressionante. Sono molto fortunato e privilegiato ad avere solo una persona così talentuosa, ma anche un amico così, così veramente importante. Forse era meglio ieri, assurdo, urlando mille frasi contro uno che è sorto, cercando di svegliare quel che è morto. Dopo grazie alla sintassi, con la mia passi, se non staremmo fermi come testi, questa è da passi. Nella tele, radio, non ci cado, non mi porta via nessuno, sono io che vado. Diciamo che sei uno dei primi MCs qui in Italia a riuscire a lavorare comunque con un gruppo live, in senso tradizionale del termine, con lo Greco Brothers su Radical Stuff, il primo, quell'album dal vivo, e i vari live che avete fatto, mi ricordo a Milano soprattutto, nonché poi i lavori fatti con di più di recente anche con la batteria. Come, che rilevanza ha avuto questa esperienza? E mi dimenticavo anche gli originali, tra l'altro, che è assolutamente significativo all'interno di questa domanda. Che esperienza è stata? Che valore aggiunto ti ha dato questa esperienza live con gli strumenti in carne ed ossa e allora, l'interpretazione delle... C'ero già passato, come hai sottolineato tu. All'inizio della mia carriera era un momento in cui il rap, per come lo intendo io, non era molto visibile, invece andava moltissimo quella commistione tra jazz e rap, ti ricordi gli Astri, altre cose, molto, molto su quella linea, jazz, Blue Note, quel tipo di groove. E per cui anche noi ai tempi provavamo a fare delle cose. Vabbè, io non ero molto, molto pronto probabilmente a fare quella cosa allora, e è sempre stato difficile interagire con i musicisti veri, che suonano strumenti veri, perché non è facile. Considera che la batteria e il rap sono due elementi ritmici che in qualche modo un po' si... Sì. Purtroppo il musicista quando si presta a fare un live gig di rap, di pop, dovrebbe... cioè, purtroppo si deve sacrificare, perché la lead ritmica ce la deve avere il rap. Invece molti musicisti non, lo capisco, è noioso tenere, capito, un tempo poco dinamico, senza rollate, senza improvvisazioni, diventi un po', capito, però è necessario per la riuscita, perché sennò io ho avuto esperienze con musicisti che ti inseguono, perché c'è proprio una cosa di ti comincia a inseguire, allora tu insegui lui
e alla fine tu parti con la canzone a 85 bpm e la finisci a 106 e non, è faticoso per me perché non ci riesco molto a fare, però con la batteria invece abbiamo avuto sempre, grazie a Lorenzo, tutta una struttura tecnico-meccanica, elettronica, per cui eravamo tutti molto molto sincronizzati, c'era un click, c'erano delle partizioni al computer su cui si suonava in certi punti, in certi altri era suono puro, e è andato molto bene, a me è piaciuto, ne sentivo l'esigenza di tornare dopo un po' a fare della musica con gli strumenti, perché era un bel po' che stavamo portando in giro il vecchio lavoro, il vecchio disco, non dico che ci avesse rotto le palle, però un nuovo stimolo. Avevamo bisogno di un po' di nuovi stimoli, una nuova sfida, qualcosa per cui entusiasmarsi, galvanizzarsi, e è andato molto bene questo esperimento con la batteria. Purtroppo poi il virus ci ha fatto fare solo 3-4 date e tutte le altre sono andate a puttane. In quel periodo sei partito scrivendo in inglese, e allora scrivere e interpretare in italiano era ancora qualcosa ex novo. E come è venuta questa transizione dall'inglese all'italiano? Che tipo di problemi e sfide ha comportato e come sei riuscito a trovare una tua via? Non ero molto sicuro della riuscita. Fai conto che quel poco che si era sentito fino all'uscita fondamentalmente dei Sangue Misto era brutto, cioè si era sentito qualcosa tipo forse Tullio De Piscopo, forse qualcos'altro aveva fatto, però la metrica che ci imponeva la lingua era brutta, era, cioè se la mettevi a paragone un po' macchinosa. Sì, no, era banale, era infantile, era cantilenosa, non si era ancora sviluppata un po' lo studio della metrica, del flow, e io insomma non ci credevo molto. Quando ho visto cominciare un po' di gente a cominciare a fare in italiano, io ero un po' scettico, devo dire la verità, non credevo. Poi quando ho sentito un freestyle degli SXM dei Sangue Misto in una radio, ho detto no raga, cioè non esiste quella la roba da fare. Ho capito che si poteva fare, cioè, e non solo si poteva fare, era l'unico senso fare quella cosa nella propria lingua, perché tu pensi nella tua lingua, per cui quando converti in un'altra lingua i tuoi pensieri perdi tantissimo, proprio lost in translation, cioè non riesci. Io poi non ho mai fatto degli studi, per cui il mio inglese era per cui no, è stato complicato, è stato molto difficile, perché sono due approcci completamente diversi, due appoggi metrici totalmente diversi. La lingua italiana c'ha un botto di vocali in più rispetto a quella inglese, per cui ha meno una componente ritmica, ma ne ha una un po' più armonica. Per cui è stato difficile fare lo switch, però alla fine fortunatamente sono abbastanza testa dura e volevo farlo. E alla fine insomma con un po' di tentativi, perché le prime robe che scrivevo, che facevo, che ci devo facevano cagare. Io ci sono un sacco di primi lavori che ho, che proprio non riesco a sentire, proprio ti dico, quell'inglese proprio non ce la faccio proprio, ma anche i primi in italiano sono duri da sentire, perché proprio lo sento. Perché sei esigente? No, perché probabilmente se fossi lì adesso e mi vedessi prendere in mano un microfono, ragazzi, mi viene uno schiaffo, aspetta almeno 10 anni, forse non bisognerebbe mette in mano un ragazzino un microfono così sprovveduto della musica, cioè così ignorante.
tu eri già un beatboxer, uno dei primi in Italia, quindi eri un pioniere. Comunque a livello di padronanza ritmica eri abbastanza un fuoriclasse già allora. Allora guarda, era come per tanti teenager, il rap è un modo per dire a tutti: guardate che io sono qua, so fare sta roba e sono pure bravo. È una dimostrazione, lo fai per avere del consenso, per stupire. Allora tutti i primi lavori erano estremamente complicati a livello di metrica, mentre molto banali poi a livello testuale. Era proprio una ricerca: ti spacco il culo, ti faccio vedere che sono più bravo di te, di tua sorella, di tutti quanti quelli che mi vuoi portare. Era molto molto un po' puerile, però ha sempre fatto parte questa cosa della competizione, sì. del DNA del hip-hop. Sì, è sempre stato competitivo perché appunto, cioè, tu devi capire che quella gente lì si sfidava a rap, si sfidava con la breakdance, si sfidava con le crew di graffiti e tutto quanto, perché sennò si sarebbero sparati, per cui sì. Meglio così che no sangue fuori. È rimasta comunque, c'è per tanti anni questa cosa di dimostrare, ti devo dimostrare che sono bravo, devo dimostrare che so qualcosa. È stata la componente del rap. Poi se uno riesce ad esistere oltre a un'età che invece c'è, pare che per legge a una certa uno debba smettere di fare rap, perché La dimensione live è quello che distingue un mero rapper da un MC, nell'arte dell'MCing, diciamo, nella categoria dell'MCing. Cosa significa per te poter portare su un palco le tue composizioni, i tuoi brani, le tue canzoni, il tuo repertorio? E cosa ti lascia a fine di un live? Che tipo di segnale o sensazione provi? È molto complicata per me questa cosa, perché io non sono una persona sociale, non sono una persona estroversa, non sono una persona a cui piace tanto la folla, la gente, per cui per me è un po' una violenza. Tutto il processo del live è molto doloroso per me, perché c'è tanta ansia, c'è la gestione delle aspettative della gente, la salute, perché ricordati che io ho 51 anni e tu sai bene che i musicisti contano gli anni come i cani, per cui adesso ne avrò circa qualche centinaio. Ma perché? Perché sì, perché quello che si vede da fuori di sto mondo, di sta vita, è bello, bellissimo. Tutti vogliono fare il cantante. Non ti fanno mai vedere quello che c'è dietro. Le attese infinite, i pomeriggi appunto sotto il sole a provare, i viaggi, il treno, stare lontano da casa, gli affetti che ti mancano. Ci sono tante cose che non si vedono di questo lavoro, però appunto quando diventa un lavoro ti ci devi concentrare, ti ci devi impegnare, ti ci devi dedicare, ti devi sacrificare anche, e tutto questo ha dei prezzi, che insomma, finché sei un ragazzetto o un giovanotto non ci dai troppo, no, peso. Quando cominci ad avere una certa, sono molto faticosi da gestire, tutta sta ansia, tutta sta sindrome dell'impostore, tutte queste cose non se ne vanno quando cala il sipario, e tu te le porti a casa, quantomeno in albergo te le porti, sicuro. Poi col passare del tempo riesci a capire che poi anche forse gestirle un po' meglio, però ci va un po',
ci va un po'. Io ancora non sono bravissimo a gestire questa cosa, per cui la vivo ancora come un po' una violenza. Però è, mantiene secondo me ancora questa paura, di fare questa cosa, perché è paura. Forse ti mantiene ancora vivo, ti mantiene ancora reattivo, genuino, perché comunque porti comunque sul palco delle emozioni reali, sono quelle che hai provato quando hai scritto le canzoni e c'è quella fottuta strizza che c'hai quando le stai performando, per cui in qualche modo tu stai esprimendo veramente qualche cosa di vero e penso che la gente lo riconosca, perché nella vita di una persona io penso che la verità gliela dicono veramente poche persone. E quello che portiamo noi, quello che porto io è la verità, almeno quella che è per me la verità, ma senza protezione, senza filtri, senza guardia del corpo, senza nulla, cioè sei lì e la vivi tutta dall'inizio alla fine.